Palla dentro, stacca Fini, staccano per il difensore del Napoli ad allontanare. Arriva Kossu che cerca lo spazio per servire Matri, pallone dentro, Geda non la prende! 1-0, Geda c'è arrivato e Cagliari in vantaggio. L'anticipo di Pazienza, Zalaceta, ancora Zalaceta, prova la conclusione, Marchetti in calcio d'angolo, la reazione del Napoli. Di testa l'intervento di Pisano con l'anticipo di Santa Croce che arriva direttamente dalle parti di Marchetti che deve allungarsi, traiettoria impazzita. Riparte Lazzari, stavolta non arriva Pisano in sovrapposizione. Lazzari mette il pallone dentro per Matri, Matri, Bucci, e vede il raddoppio. Si gira Matri, prova la conclusione, ancora Bucci molto attento. Parola col sinistro, colpisce Pazienza, poi Matri in area di rigore, Matri ancora con i piedi, super Bucci, ancora Matri, prova a girarsi, dietro di lui arriva anche Pazienza, bravissimo però Pisano, entra in area di rigore, mettono il pallone lì dove Sceta fallisce il facile raddoppio. Mannini vuole la palla, Datolo, eccolo, provare a calciare col sinistro, Marchetti, Lavezzi, il dribbling in sua storia, ancora Lavezzi dentro per Zalaceta, l'aggancia al limite, Hamsik prova a calciare, Lavezzi, Marchetti, che risposta. Geda allarga per Matteo, poi Biondini in area di rigore, Biondini cerca lo spazio per calciare, Biondini. Zalaceta, Denis, palla resta lì, ancora Denis, Lavezzi, Marchetti cosa ha fatto? Denis, ancora Marchetti, e forse la nuova partita diventa Marchetti adesso, ha fatto una parata su Lavezzi incredibile, adesso il Cagliari dall'altra parte naturalmente, Lazzari, Lazzari, mamma che gol ha segnato Lazzari, 2-0, partita chiusa. Finisce qui, il Cagliari sogna.